Con il passare dei giorni gli scherzi e gli scherni si sono trasformati in veri e propri atti di bullismo nei confronti di un ragazzo di appena 14 anni. Violenze, schiaffi, pugni, calci che hanno provocato anche lesioni e poi le minacce verbali aggravate dall'uso del coltello per farlo desistere dal raccontare ai professori e ai genitori gli atti che stava subendo. Ma gli atti di bullismo non si sono fermati qui perché sono proseguiti anche sui social network e sui gruppi WhatsApp dove i due scrivevano nella chat di classe invitando la vittima a non presentarsi a scuola e minacciandolo di picchiarlo fino a fargli sputare il sangue dalla bocca. Così è scattata la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di due giovani minorenni studenti delle superiori di Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale per i minori dell'Aquila per reati specifici di atti persecutori, cioè lo stalking e violenza aggravate e continuate in concorso, oltre a lesioni aggravate. La madre è riuscita a far parlare il proprio figlio, a farlo aprire e si è fatta raccontare un po' tutto quello che succedeva all'interno della classe. E da lì sono iniziate le indagini che hanno condotto appunto ad acclarare questi fenomeni. Oltre alla collaborazione della famiglia, i carabinieri sottolineano anche quella ricevuta dalle istituzioni scolastiche e soprattutto dai compagni di scuola. L'attenzione rimane sicuramente sempre alta. In passato si sono verificati, non recentissimo, sono verificati altri episodi. Noi cerchiamo sempre di mantenere un contatto costante con tutte le istituzioni scolastiche per renderci quantomeno sentinelle di un fenomeno che potrebbe provocare dei danni gravi a soggetti minori.